rialzare la testa e dimostrare tutto il proprio valore davanti ai tifosi di casa. Questo è l'imperativo della Nox Molfetta, che oggi ospita la Soccer Altamura. Tini che evita guai maggiori alla retroguardia Altamura, attenzione, palla persa e il tentativo esterno di Nanà, che pericolo per la Soccer Altamura. Lascia sul posto lo russo, ancora Cangiano per Dell'Ernia, il tentativo, la risposta di Sabatini. Con Dell'Ernia la carambola favorisce Nanà, cade per terra Nanà, ancora si gira, mezza testa, palla a fondo campo. Pedrosio, 3 contro 2, Minafra, il palo! Mani in avanti però, Molfetta, di testa, Nanà, dentro Rebecca Pati, bella palla per Lorusso, Lorusso! Costanza Lorusso, sblocca il risultato, Altamura avanti 1-0 al Pala Fiorentini. È stata praticamente perfetta in fase difensiva, adesso è andata anche in gol, attenzione, Minafra, si mangia il 2-0, Nanà si gira, lascia sul posto di Fonso, Nanà, il diagonale, Fernanda Borzuk Nanà la rimette in parità, e 1-1, Nox Molfetta. Parte di Fonso il tentativo e arriva il tap-in vincente di Costanza Lorusso, che si ritrova il pallone lì e non sbaglia, 2-1, Soccer Altamura. Carone di testa all'indietro, serve Dell'Ernia però, tentativo e il palo da centrocampo di Di Fonso per tenere botte in questo finale. Nanà, si gira Nanà, palo di Nanà nel ripresa, attenzione Lorusso dribla tutti, che gol di Costanza Lorusso, quello che vale il 3-1 della Soccer Altamura. Sbaglia tutto, attenzione, in 2 contro 2 Carone con l'esterno, ancora il ritorno, ancora il tentativo di Lorusso e la palla sfiora il palo più lontano, che 2 contro 1 il Di Fonso, Pedroso a tu per tu con Narsete, palla fuori, che avviene Di Fonso, il tentativo e arriva una punta esterna clamorosa di Maria Di Fonso, che vale il 4-1 Soccer Altamura. Arriva in supporto Pedroso, il tiro all'incrocio dei pali per il 5-1 Soccer Altamura. Nanà si coordina, la palla fuori di poco, riparte la Nox con la palla verso Nanà, che sfrutta un'indecisione di Pedroso ed è il 5-2 della Nox. Quelle che sono le giocate della Nox, Nanà, attenzione Porcelli, la puntata e la rete di Simona Porcelli, accorcia ancora la Nox, 5-3 e 9 minuti e 4 secondi, ancora tutti da vivere. Non ha la forza per lanciarlo, attenzione, l'imbucata, Nanà, e allora il tentativo con la risposta incredibile di Sabatini. Ancora Nanà, arpione il pallone, lo allontana, sempre Lorusso, il tentativo di Pedroso, vale la rete del 6-3 della Soccer Altamura. Torna adesso Narsete, Di Fonso, tiro a giro di Maria Di Fonso ed è 7-3. Allunga di nuovo la Soccer Altamura. La Nox Molfetta, Porcelli, palla in mezzo, il tap-in di Fefe mezzatesta. Non è finita, non è ancora finita. 7-4 Nox. 3 gol da recuperare. Attenzione, l'autogol clamoroso di Maria Di Fonso per il 7-5 della Nox. Mezzatesta tutta sola, mette al volo con una volée dentro la rete del 7-6. Ancora da giocare, Porcelli di testa, arriva il tentativo di mezzatesta, attenzione Nanà, traversa clamorosa di Nanà, perde palla mezzatesta, attenzione che non c'è portiere, Pedroso per il piattone comodo che vale l'8-6 a 1 minuto e 12 dalla fine. Lo scarico per Dell'Ernia, c'è spazio per mezzatesta, palla in mezzo, di testa Nanà, 8-7 Nox, 3 secondi, Dell'Ernia in avanti, il tocco di testa, respinge Sabatini, allontana Pedroso ed è finita al Pala Fiorentini. La Soccer Altamura si impone per 8-7 sulla Nox Molfetta.